Ho letto un po' il libro. Allora, il Papa interviene nella fase delle trattative, quindi Craxi ha una sua linea e mi piacerebbe che tu chiarissi un po'. Craxi fino all'ultimo ha tentato la trattativa, e il Papa che dice liberatelo senza condizioni. Ma perché c'erano delle condizioni? Il problema di quella lettera è drammatica, perché Paolo VI, quando scrisse la sua lettera, quel senza condizione non avrebbe voluto inserirlo, tant'è che si sa poi, si è saputo successivamente, che era riuscito a mettere da parte 50 miliardi come compenso, e gli avevano risposto che le Brigate Rosse non lo avevano rapito per avere dei soldi, ma per avere dei riconoscimenti politici. Le lancette spezzate, il romanzo di Antonio Pesca, è stato presentato ieri sera nell'ambito della rassegna culturale Un libro al mese, di scena presso il Castello di Agropoli. Un momento di incontro e di confronto tra l'autore e il pubblico presente per ricordare il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, una vicenda che a distanza di 40 anni ha ancora tanti punti interrogativi. Dopo i saluti di Francesco Crispino, delegato del Comune per la Cultura ed ideatore della rassegna, ha apprezzato l'intervento del vice sindaco di Agropoli, Elvira Serra. La nostra presenza è anche una testimonianza. La testimonianza è quella di un uomo che soprattutto aveva capito che bisogna parlare di persone, non bisogna parlare di sudditi, di fruitori di diritti, ma di persone. E allora le persone devono portare quello che sono nella società civile e dovevano essere quello che dicevano è di essere, soprattutto perché erano dei cristiani, perché Aldo Moro non riteneva che bisognasse fare politica con la religione e né che la religione fosse politica, ma che sicuramente ognuno di noi ha il dovere di portare dentro di sé quelli che sono i valori in cui crede. E allora lui disse in una famosa lezione tenuta ai ragazzi di Bari, quando era un giovane professore universitario, che se noi non avessimo recuperato i valori non avremmo avuto un futuro. E non è forse questa l'occasione? E non è forse questo il momento, oggi? Noi siamo quelli di ieri, ma siamo quelli di oggi. Perché che cosa era accaduto? Noi avevamo un paese che era uscito da una guerra con un livello elevatissimo di analfabetismo, il 18% di analfabeti. Questo grande uomo immagina un mondo in cui i figli di tutti possano studiare, non solo i figli di chi poteva, ma i figli di tutti. Quindi spazio alle parole dell'autore e alle domande del pubblico. L'autopsia di Moro rivela che Moro era abbronzato, era uno che aveva preso sole, quindi aveva viaggiato in un posto dove c'era il sole, e all'epoca non esistevano le lampade, quindi escluso anche quell'ipotesi. Secondo, Moro era pulitissimo, non si adatta, come dicevano loro, gli portavamo una volta a settimana una bacinella, lui metteva i piedi dentro. Immaginate che se una persona di 64 anni poteva cavarsi in quel modo ed essere pulitissimo. E gli arti erano perfettamente funzionanti come chi ha camminato, come chi certamente è stato relegato in una stanza da 3,20 m per 2,70 m.